così, è così. Si va avanti tra vecchi successi, produzioni nuove e tra tour che comunque coinvolgono e appartengono a un'estate. A un'estate presente, la nostra tournée più forte di quest'anno è quella con Roberto Vecchione, quindi una cosa importantissima. Però abbiamo anche, stiamo preparando il nuovo disco che uscirà a ottobre-novembre. C'è una canzone in particolare che si intitola Benevenios. Benevenios perché? Perché pensiamo che, a prescindere la posizione della regione Sardegna, destra, sinistra, centro, che non ce ne frega più niente perché ormai i sistemi sono saltati, è importante una cosa, che almeno qualcuno faccia qualcosa per i santi, per il proprio popolo. E una delle cose belle che ha fatto la regione Sardegna è stata varare finalmente la prima flotta sarda, credetemi, questo è un grande motivo di orgoglio. Era una cosa che ci aveva provato a suo tempo Mario Meis, quando ancora il sardismo era veramente un sardismo forte, c'era veramente una costante resistenziale. Ci hanno riprovato adesso nonostante le mille difficoltà. E ho pensato che fare una canzone appunto per questo traguardo raggiunto è una cosa importante. Tante volte abbiamo visto che comunque sono stati criticati, hanno pensato il perché, ma come, stiamo portando via posti di lavoro, signori. L'egemonia della Tirrenia è qualcosa di incredibile, è veramente una dittatura, credetemi. E poi siamo sempre abituati a viaggiare con carrette del mare che appartengono alla Tirrenia. Se è possibile ogni tanto ci mettono anche a remare perché spengono i motori per risparmiare il gasolio, pensate un po'. Adesso, a parte tutto, c'è una cosa importante, si può fare l'applauso perché è giusto, perché è giusto così. 3.000 persone impegnate nelle flotte Tirrenia, a terra e a bordo. Sapete quanti sardi ci sono? 8. Prodotti sardi consumati in navi Tirrenia? Neanche uno. Ma dove vogliamo andare? Ma dove vogliamo andare? In questa bellissima isola, fatta di centenari, di gente che voglia di vivere e non di sopravvivere, io penso che è impossibile far pagare marito, moglie, un biglietto, un posto nave, scusate, per macchina, un bambino, 800 euro, quando arrivano qui i turisti sono scoiattati vivi e quindi non spenderanno mai più niente in questa isola. Questa è la vera tristezza. Questa è la tristezza. Quindi, a prescindere di tutto, spero che tutto si possa aggiustare e che magari un giorno anche una linea aerea, oltre a raccontarci le cose in inglese, francese e tedesco, ci siano ragazze vestite in costume sardo e dicano: bene, bene, super gusto aereo. Grazie. Bravo!